nice drum and bass, yeah. Roll your waistline in the place, yeah. I see thugs with slugs and marijuana, players with Kim, Suzette and Lana. Big sound string up and blast on the corner. Stay true reggae artist performer. It rise no few top to riches. We could have be a gunman. Climb over niches without education. Around the world, them know about Jamaican. To the reggae vibration. So I sing. Siamo a Pinguino di Marinella di Selinunte stasera per Aceres Party Life and Gadgets. Suonano per noi stasera King Alpha con Reggae Music. Buon divertimento e andiamo a divertirci tutti. Yeah.
questa bella formula? In questa formazione, con alcuni elementi di questo gruppo come il pianista e il chitarrista, suoniamo insieme da quasi 30 anni. Una bella somma. 185 per l'esattezza. Una bella somma. Che avete in programma quest'estate? Che programma? Allora, quest'estate portiamo in giro un repertorio originale di pezzi che spaziano un po' nell'arco della storia. Ci sono dei pezzi che abbiamo composto tantissimi anni fa e in più faremo un tributo a Bob Marley. È doveroso, diciamo, per il maestro fare un tributo. E questi bei capelli sono anche in memoria di Bob Marley o significa anche qualcosa di più? Significano qualcosa di più, non è soltanto un discorso estetico. Significano qualcosa di più, non diciamo. Possiamo sapere anche noi un piccolo segreto? No, non ci sono segreti, è un attaccamento spirituale, ricordano un po' le radici degli alberi, un po' la nostra storia, da dove veniamo, hanno molti significati. Bello, bello. È solo musica reggae in questa formula? Assolutamente anche... sì, soltanto musica reggae, musica, come dicono in Giamaica, conscious music, una musica di coscienza che fa riflettere. Hi, where do you from? England. England. What about this holiday here in Sicily? It's been amazing. Yes, yeah. Right. It's for school, archaeology. Or college. And stuff. Display here. You see in a computer. We've seen it. We've seen it before. This is the first time. Okay. What about the music reggae? Music reggae music here. Oh, the music's good. Yeah, music's good. Okay. Where are you from? England. All here, England. Oh, nice. What about this holiday here? Good or very good? So very good. Very adequate. Reggae music? Also? Si! You like it? Si! Good. Ciao Tommaso, come mai questo evento Ceres stanotte? Il pinguino tra un po' più di un mese compie 23 anni e allora abbiamo cercato per questo finale di stagione di fare qualcosa di più in grande rispetto al solito, anche se siamo di quelli che alla qualità siamo attenti, specialmente nell'ambito musicale. Siamo qua da 23 anni e questo significa che praticamente stiamo attenti a cosa proponiamo, sia come drink, come food, come tipo di serate, come concerti. E quindi cerchiamo di fare del nostro meglio e allora la Ceres ci ha dato la possibilità di fare questa cosa come parte ufficiale per il Sud Italia. Stasera reggae music? Reggae music, perché il reggae, siamo d'estate e ti fa pensare al mare, al sole, è una cosa allegra, il reggae ci sta sempre. Tra l'altro i ragazzi sono dei grandi musicisti, sono sulla scena da 30 anni. Hanno partecipazioni ai maggiori reggae festival anche del mondo, soprattutto europei. Comunque i musicisti provengono tutti da band ormai famose a livello nazionale, come gli Shakalab, che hanno appena fatto un disco con i Sud Sound System, i Charamira, che hanno partecipato al concerto del 1° maggio di qualche anno fa, gli Ottoni Animati, che non hanno proprio bisogno di presentazioni perché hanno partecipato a Italia's Got Talent. Quindi si prospetta una bella serata. Quest'estate a che ci aspettiamo ancora di bello da Pinguin? Il Pinguino, già dalla prossima settimana ci sarà un artista inglese, appunto riallacciandomi al discorso di prima, che stiamo cercando di fare cose di qualità, un cantautore inglese che si chiama Mark Abbis, viene direttamente da Londra col suo gruppo. E inizierà il suo tour siciliano dal Pinguino. E abbinato a questo, tra l'altro, c'è pure perché noi ogni volta che facciamo un concerto o un evento qualsiasi, facciamo la promozione per una birra
o con gli gadget o a prezzo scontato. La settimana prossima assieme a Mark Abyss ci saranno delle ragazze da tutto il giorno a Selinunte, venerdì prossimo lo ricordo, che distribuiranno dei buoni per il caffè. Ci sono 1000 buoni a disposizione, cercate di prenderveli tutti, che c'è il caffè gratis per tutta l'estate al Pinguino. Bellissimo, allora auguroni perché avete compiuto questa bella somma, 23 anni. Il 23esimo anno, che sarà a settembre, c'è un'altra bella sorpresa che per ora non vi svelo. Tutti su Facebook. Allora, ancora segreto. Sì, ancora segreto. Ancora stiamo organizzando bene perché dobbiamo fare 23 anni e un bel risultato. Allora solo cose di qualità. Qualità sempre al 100% e per qualsiasi cosa. Noi ci saremo. Ah. Vediamo. Ci saremo ancora? Vediamo se vi fate... Cosa fai stasera qui? Stasera sono venuto a trovare Tommaso, il gestore del Pinguino, per l'evento di questa serata Ceres. E quindi passerò la serata qua, questa bella atmosfera. Come ti trovi in genere a Selinunte? A Selinunte io non ci vengo spesso, ma tutte le volte che ci vengo mi sono sempre trovato bene, mi trovo molto bene. È una bella atmosfera, ci sono tanti turisti, tanta gente. Vero. La reggae music è così per tua anima? Come ti va? La reggae music mi piace parecchio. Io sono un musicista, quindi da musicista apprezzo tutti i generi musicali. Il reggae è uno stile che io prediligo, quindi sono contento di essere qua e trovare questo genere di musica. Da quanto tempo sei in questa formula con King Alpha? Il gruppo esiste più o meno dal 2006. Ed è formato da persone che vengono da altre situazioni, da altri gruppi musicali. Io faccio parte dei Ciaramira, Roberto Gervasi Giamento fa parte anche degli Shakalab, abbiamo Alberto Anguzza e Tony Anguzza e il maestro Morello, Vito Morello alla chitarra, che fanno parte degli Ottoni Animati, il nostro Fabrizio Francoforte alla batteria, da Palermo lui è presente in diverse situazioni e gruppi che fanno sia cover che progetti di musica originale nel palermitano, insomma è una bella cosa. Ho capito che avete partecipato a Italian Got Talent. Sì. Com'è andata questa esperienza? Allora è stata un'esperienza appunto fantastica, ma solo per presentare il gruppo, perché a noi serviva soltanto una vetrina, non concorrere a quel programma, perché è una sorta di corrida, trovi di tutto. È andata bene nel senso che abbiamo avuto 3 sì da parte anche del criticissimo Zerbi, diceva che era il gruppo perfetto, eccetera eccetera. Poi non si sa come mai, senza nemmeno suonare, la seconda puntata ci dicono che praticamente il talento non basta in questi programmi, andatevene a casa. Però da quei 20 secondi a Canale 5 gli Ottoni Animati hanno avuto la possibilità di collaborare al Jazz Festival di Nick the Night Fly con Radio Monte Carlo Night, con diversi DJ di Radio Monte Carlo Night. Adesso abbiamo fatto un singolo internazionale dal nome WhatsApp. E poi come 2013, che ti posso dire, abbiamo vinto il premio internazionale della musica balcanica a Trieste, il Gukana Krasu, e adesso andiamo in Serbia a rappresentare l'Italia. Molto bello, da quanto tempo ti trovi in questa formula, diciamo? Allora, praticamente io nasco prima con King Alpha, poi nascono gli Ottoni Animati. Tutto è nato così per caso, un giorno, io tra l'altro ancora forse nemmeno maggiorenne ero, con Chicco Allotta dice prendi la tromba Marina alla scuola, però non va bene, questo giovane è andato a scuola, Marina alla scuola e vieni a farti una prova con un gruppo reg. Da quel giorno sono con i King Alpha. È nato prima King Alpha, poi dall'esperienza grande con Giamento, Roberto Gervasi, Vito Morello e lo stesso Chicco Allotta, la mia visione musicale è andata sempre più a crescere, poi è nato Ottoni Animati, ma collaboriamo, siamo una grandissima famiglia. La musica è bella appunto per questo, per non avere limiti.
Vero, siamo tutti una grande famiglia, quando si parla di musica è la stessa lingua per tutti. Assolutamente sì, è una chiave di lettura internazionale. Non importa se sa l'inglese, il francese, l'americano, prendi uno strumento e ti metti a suonare, come succede a New Orleans anche con le jam session, vai e suoni e dici la tua, pur non sapendo l'americano o l'inglese. Ciao, come va? Come vi trovate qui a Selinunte a Pinguino stasera? Bene, bene, tutto bene. Reggae music, vi piace? Sì, sì. I like reggae music. Non parlo italiano. You like reggae music? Yes, yes, I like. Ok, enjoy. Grazie. Ciao, come va stasera a Pinguino? Come vi divertite? Speak in English. Speak in English. How you feel tonight here at Pinguino? Good. We are good here and good song and very great drinks. You like reggae music? Yes, it's cool. The first time here at Selinunte, Sicilia. We arrived. Don't understand. I told you. Don't speak English. We arrived today. Okay, thank you. Ciao, da dove siete? Castelvetrano. Come vi divertite qui a Pinguino? Stando in compagnia, bevendo qualcosa, ascoltando buona musica. Mi piace reggae music. Confermi. Come? Confermi. Cosa? Ci divertiamo stando in compagnia. Ci proviamo. Mi alzo perché è giusto che... Vi piace reggae music? L'atmosfera creata di reggae music? Sì, sì, ci dà molta serenità questo tipo di musica. Sì, molto altalenante. Molto free, molto free. E per estate, viene qui a cuore, no? Eh già. Ok, grazie. Grazie, ciao. Castelvetrano. Come vi trovate stasera, Pinguino, Selinunte? Bene, bene, molto. Reggae music è al vostro gusto? Sì, molta. Grazie. Una bella serata. Allora, buon divertimento a tutti. Yeah, ciao. Ciao, da dove siete? Castelvetrano. Oh, con questi capelli così non sembra. No, no. Siete esotici. Sì. Come vi trovate questa sera, Pinguino? Reggae music, tutto questo? Sì, perché ci piace il gruppo e quindi siamo di qua per vedere un po' come suonano, tutto qui. Sono fortissimi il Shagalab, ci piacciono un sacco. Musica di qualità che va qua, no? Sì. Musica per l'estate. Buon divertimento, ciao ciao! Se da le strade dello spazio, le traiettorie della sua testa colpiscono ogni giorno. Le traiettorie della sua testa colpiscono ogni giorno. Guarda il mondo così, egli è la legge. Rifletterà l'energia, c'è scritto, chi se la si ha,
leave now, yeah, now, yeah, oh!
fatto e non così un suizio di capire mi conformo in chiari di vero su per il popolo non può o se tu mi stai in well I have to keep working too well we were taking away to captivity just a big master to me just on Pony Island and what I want you to understand entrepreneurs are more than the vision I can't I should be taking away just a gold from sweet and my brother and I go see long sweets and they got me up become more E non così una scienza di capire mi conforto in cali non mi resta tutti i wiki ma da parte saffron sky all'interno del goto we are into post what we see the mist of love my history a lingo hockey and chelsea non ti per un loro conti mi posso conforto scienza ma fatta e non così una scienza di capire mi conforto in cali non mi resta Africa, and I go see on the streets of the Gambia. We don't go to the Gambia. Just be we keep on up. Africa will be first to turn out the earth to bless and could never desert instead of what I see all Africans are kings and queens from the east to the west from the north to the south it's Africa we're talking about we just are going from sweet to my mouth for now and of course you love sweet so they got me up we come forward when you got it in the earth to break Babylon apart we just are going from the sweet to my mouth for now and I go see you on the streets and the Gambia we come forward when you got it on the earth today we keep on our part It's Africa we're talking about. We just have gone from the streets to Africa. And I go see on the streets and the Gambia. We go for the lady got it on the air. Just see if we keep on the party. We just have gone from the streets to Africa. And I go see on the streets and the Gambia. We go for the lady got it on the air. To break Babylon apart. Giovanni suona il sax, quindi Joe Sax. Da quanto tempo suoni? Da quando sono nato,
da 28 anni. Una bella somma. Sì, ce l'ho proprio nel sangue e non potevo mancare questa serata qua a Pinguino, dove c'è la bellissima musica fatta da musicisti in gamba, miei colleghi che stimo e che comunque come ogni volta non lascio mai delusi i loro spettatori. E come sempre anche il Pinguino lascia, come dire, la gente ridere, scherzare, ballare, e secondo quello che la natura, la Sicilia ci dà, al mare, sul mare e con tanta allegria. Altre esperienze hai avuto? Sì, io un po' sono in tutte le località marittime della costiera di Selinunte, Triscina, Trefontane, Sciacca, Mazara. E per fortuna la movida, o tra virgolette, la gente comincia a muoversi, a girare, a divertirsi, perché comunque i tempi sono brutti, però la vita va avanti e quindi va vissuta e va anche goduta. E questo è un modo. Anche i turisti un po'. I turisti dovremmo imparare a far apprezzare ai turisti quello che abbiamo e nel migliore dei modi. E si risolverebbe tutto. Vero, vero. Dello spazio, le traiettorie della sua testa colpiscono ogni giorno, le traiettorie della sua testa colpiscono ogni giorno, guarda il mondo così, egli è la legge. Dei pianeti